Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto e agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. In ogni momento della nostra vita è un tempo opportuno per cogliere il significato profondo e cogliere e fare, realizzare quella scelta, quel discernimento più giusto, quel discernimento più adeguato, più pertinente, più sincero, più realistico per la nostra vita. E in questo senso anche di fronte a ciò che ci viene affidato. Quel molto che il Signore affida alla nostra vita è la grazia della Sua presenza, il poter essere in relazione con Lui. Ma ci sono anche tante altre situazioni che ci vengono affidate e ci sono persone che ci vengono affidate. La nostra stessa vita ci viene affidata e ci viene chiesto di custodire conoscendola e attraverso il movimento proprio del cuore. Questo servo di cui si parla ragiona e riflette in cuor suo, dice il testo. Conoscere proprio in senso biblico, cercare di capire il senso profondo della cosa, delle cose, delle situazioni, anche delle persone, ascoltandole, mettendosi in ascolto di questo. Conoscere in senso biblico, quindi in senso intimo e profondo. E si parla anche del cuore. Gustare il sapore facendone esperienza dal di dentro. E il salmista dice: gustate e vedete com'è buono il Signore. E per gustare la volontà di Dio occorre mettere in movimento il cuore, quindi, che è il luogo dove noi prendiamo, non è semplicemente una questione di emozioni o di sentimenti, ma è il luogo dove noi prendiamo le scelte, le decisioni, il discernimento più adeguato e più sensato per la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.